Ciao e benvenuto sul canale ufficiale di PrestaShop, sono Marco Tech Evangelist Italia e in questo video vi mostrerò sostanzialmente come compilare gli asset statici, quali CSS e JS, del vostro tema, che sia il tema classic, quello fornito da PrestaShop di base, o altri temi che avete acquistato sia su Addons, il marketplace ufficiale, o un tema che magari avete clonato da Classic, che avete copiato da Classic, nel senso avete fatto una copia di Classic e quindi customizzato. Quindi vediamo subito come compilare i nostri asset statici e quindi modificare CSS e JS. Eccoci nel nostro caro IDE e a sinistra qui abbiamo la struttura ovviamente di PrestaShop. Andiamo nella cartella Theme, io utilizzerò il tema Classic, ma il mio consiglio ovviamente è di clonare, duplicare il tema Classic. Vi lascio il link in descrizione per la documentazione su sostanzialmente come copiare il tema Classic e poi lavorarci su. In questo video, come esempio, utilizzerò il tema Classic per praticità. Nella cartella Classic rechiamoci nella cartella underscore dev, io posso aprire direttamente il terminale qui, sostanzialmente mi colloca il terminale già nella cartella che mi interessa. È possibile utilizzare sia il terminale integrato in PHP Storm in questo caso, oppure il terminale di sistema va benissimo. Prima di installare i pacchetti di Node, controllate la versione di npm e la versione di Node. Mi raccomando che utilizzate la versione 10 perché c'è un pacchetto che non è compatibile al 100% con le ultime versioni di Node, quindi attenzione ad utilizzare al massimo la 10. Per poter installare Node e npm basta semplicemente andare sul sito di Node.js, download e sostanzialmente in questa pagina, attenzione perché qui ad esempio vedete scaricate la versione 12 per Windows o per Mac o per qualsiasi altro sistema operativo, quindi l'ultima versione è quella che include Node 12, ma noi dobbiamo sostanzialmente cercare i rilasci precedenti o in tutti i download. Io credo di averlo trovato in rilasci precedenti Node 10 e quindi da qui puoi selezionare il vostro pacchettino da installare, che sia per Windows o per Linux o Mac sostanzialmente, quindi Mac è il package. Quindi da qui poi scaricatevi Node 10, lo installate e avete npm Node 10 alla corretta versione per poter poi compilare i file del template che ci interessano. Ok, quindi da questa posizione del terminale diamo un npm install e attendiamo che npm installi tutti i pacchetti all'interno di underscore dev. Poi ci ritroveremo con una cartella node modules che ovviamente non va portata sul sito in produzione. Eccola qui, la vediamo qui. Quindi sta installando tutte le dipendenze di base e le dipendenze che necessita PrestaShop, in realtà il tema di PrestaShop, per poter essere compilato. Ok, vado a fare un aggiornamento, ecco qui la cartella node modules con tutti i pacchetti che sono richiesti nel package.json, tutti questi. Ok, fatta questa prima operazione sostanzialmente siamo già pronti a compilare i nostri sorgenti CSS e JSS, come sostanzialmente con lo script build che è presente nel nostro package.json, quindi con il comando npm run build. Con questo comando, che è quello che troviamo anche qui in package.json, sostanzialmente che cosa facciamo? Lanciamo Webpack e lo lanciamo in modalità produzione, quindi ci produrrà sostanzialmente già i file pronti per essere caricati nel nostro file, nel nostro shop, nel nostro sito in produzione. Tramite invece il comando watch, Webpack sostanzialmente compila questi file, rimane in ascolto, quindi ad ogni modifica che noi effettuiamo andrà a compilare i file che sostanzialmente ci servono. È un po' più ottimizzato sotto quel punto di vista lì, quindi non compilerà diciamo tutti i file ogni volta, ha comunque una sorta di cache. E il comando watch può essere utilizzato tranquillamente
in sviluppo, non utilizzatelo per poi caricare i file in produzione. Utilizzate poi alla fine delle vostre modifiche il comando build per poter poi caricare i file completi in produzione. Quindi lanciamo il comando, potrebbe metterci più o meno tempo, dipende anche dalla vostra macchina. Sostanzialmente quello che andrà a fare adesso è compilare tutti i file che necessitano di essere compilati. JS, CSS e ovviamente inserirà le risorse statiche tipo i font che verranno presi dalla cartella Node Modules. Ad esempio Noto Sans viene preso dalla cartella Node Modules perché non è presente sia nella cartella MG sia nella cartella JS che CSS, quindi viene preso da questa cartella e sostanzialmente pushato nella nostra cartella CSS perché la configurazione di Webpack è questa, creato un hash e poi ovviamente tutti questi hash verranno sostituiti nel file finale che è team.css. Ok, facciamo una modifica live. Abbiamo il nostro tema classic, ipotizziamo di dover sostituire ad esempio lo sfondo del nostro header. Quindi con nella console di sviluppatori, vediamo se riesco a zoomarlo un po', il nostro header ha una regola header che imposta il background a bianco. Quindi impostando ad esempio un background nero, dovremmo sostituirlo. Ovviamente quello che ho fatto qui non è applicato, ho fatto una modifica live. Quindi per poter modificare questa regola cerchiamo nella nostra cartella CSS la regola header, dove poi probabilmente sarà presente il nostro background. Ok, background white, color gray, è sostanzialmente la regola che ci interessa. Perfetto. Quindi è in team SCSS in questo caso, ma poteva essere in qualsiasi altro file presente qui all'interno. Non voglio il background white, ma lo voglio nero. Salvo. Avvio lo script npm run build. Attendo ovviamente che venga compilato. Ok, dopodiché aggiorno la pagina, sono ovviamente sul mio sito in locale e il mio team.css, che è la versione compilata di tutti i file sorgenti, ha la nuova regola. Ok, proviamo adesso anche il comando watch, quindi in questo caso lo abbiamo prima, npm run watch. Quindi adesso mettiamo Webpack in ascolto. Effettuiamo una modifica banale ovviamente in questo caso, ma è solo a scopo illustrativo. In team.js, che è l'entry point in realtà di Webpack, quindi dove vengono importati poi tutti i componenti che ci andranno poi a generare il team.js compilato, nel metodo ready, quindi quando è pronto il DOM, ad esempio, mostriamo un alert. Salvo. In automatico Webpack ha notato la differenza e mi ha compilato la parte nuova. Ok, vado a fare un refresh sulla home page e viene mostrato il nostro alert. Quindi il nostro file team.js è compilato, ovviamente, perché vi ricordo che il tema non prende il file sorgente, ma prenderà sempre il file compilato, quindi nella cartella assets, sia il CSS che il JS, quindi assets.js e team.js. Sono questi file che andrà a recuperare, non recupererà mai i file contenuti all'interno della cartella underscore dev. Ok, ripristino il tutto. Webpack ha già visto che c'è stata una modifica. Aggiorno.
e ovviamente ho ripristinato il file team.js originale. Piccola precisazione, quando effettuiamo delle modifiche a questi file, ricordiamoci di cambiare le impostazioni nei parametri avanzati, prestazioni e di disattivare la cache di tipo CCC, ossia Smart Cache per CSS, Smart Cache per JavaScript e anche le ottimizzazioni Apache. Quindi questa è una configurazione da mantenere quando effettuiamo queste modifiche. Ultima nota non meno importante sono i file che sono all'interno di assets CSS, custom.css e custom.js. Questi due file vengono caricati in automatico da PrestaShop, ce li troviamo nel front office caricati sempre, custom.css e custom.js. Ovviamente il mio consiglio è quello di utilizzarli per hotfix, quindi andrebbero tenuti sempre puliti e utilizzarli effettivamente quando si deve risolvere un problema nell'immediato, dopodiché prendere queste modifiche, portarle nei sorgenti, compilare e caricare i file compilati in produzione. Ok, hai visto che sostanzialmente non è molto complicato, il mio consiglio è sempre quello di compilare questi file, quindi di lavorare sui file sorgenti e non sui file già compilati che troverai nei vari template, quali team.css e team.js. Su team.js l'avrei notato, è sostanzialmente impossibile lavorarci. Mentre su team.css qualcosina si potrebbe fare, ma va sostanzialmente riformattato in una forma più leggibile e poi lavorarci su. Come avrai notato, ti ho parlato anche di custom.css e custom.js che andrebbero tenuti sostanzialmente sempre vuoti, sempre puliti. Il mio consiglio è quello di utilizzarli per delle hotfix in cui magari il cliente ha necessità immediata di risolvere una problematica, si usano quei file, dopodiché quando si ha un po' di più tempo libero sostanzialmente si spostano le modifiche da quei file ai sorgenti, si compila e si mette in produzione. Niente di più facile. In questo modo avrai tutto molto più organizzato, tutto molto più pulito e soprattutto favorirai il lavoro anche dei tuoi colleghi. Ok, ti ricordo che anche queste informazioni sono sempre nella nostra Academy con i corsi gratuiti, quindi registrati quanto prima, segui i corsi, c'è anche la possibilità di certificarti, quindi nel caso in cui tu sia un freelance ed è il tuo lavoro sostanzialmente, diamo la possibilità anche di una certificazione riconosciuta da PrestaShop. I link li trovate sempre in descrizione. Quindi, link in descrizione dell'Academy, sì anche delle certificazioni, ci vediamo al prossimo video. Ciao!